che rivivono, scorrono tra di noi, si mostrano come fotogrammi che, momenti fermati, in attesa d'aspettare, da quanto tempo sono qui. Ciao ragazzi, oggi vi porto al concerto dei Travel Agency, che anche questa sera qui all'Avamposto di Castelnuovo Bariano hanno fatto il sold out, tutto esaurito. Ragazzi, i Travel Agency. Un patto d'amicizia tra di noi, non riesco a fermare i tuoi gesti d'amore, le tue piccole creature, e all'improvviso voli via. No, non è una rock band americana, né tantomeno un gruppo di giovani emergenti che vogliono farsi strada nel panorama musicale italiano. È un gruppo di amici, e questo significa che è qualcosa che va molto oltre tutto questo. Amici che suonano insieme da un sacco di tempo, che recentemente hanno pubblicato il loro secondo lavoro, che si intitola Linee. E Linee è un LP, significa che hanno inciso in vinile, andando quindi decisamente in controtendenza rispetto al mondo digitale in cui tutto viaggia su file e cuffiette. E le persone che intervengono questa sera sono venute ad ascoltare il loro concerto, che non è un concerto così come classicamente lo intendiamo, non si esibiscono con gli strumenti, ma semplicemente ascoltando il giradischi, tutti i brani dall'inizio alla fine, proprio come si faceva una volta. In altri termini, incidere in vinile per loro vuol dire restituire la magia dell'ascolto, e non si sente volare una mosca. Il segreto è tutto qua. Tutto qua, qua. Volo tra i sogni, nei miei ricordi. Non sono da solo, ma volo con te. Sì, io volo assieme a te, due secondi, un'eternità. Scatti che fanno parte di me. Sì, io volo sempre più su con i tuoi occhi, tocco il blu, ti tocco nel blu. Ma c'è sempre questo silenzio quando si fanno i concerti? Un concerto silenzioso? È un concerto silenzioso, tra virgolette, nel senso che per fortuna c'è molta attenzione, quello che ci dà tanta soddisfazione. La riscoperta del vinile perché? Allora, il vinile è sicuramente uno strumento per ascoltare la musica che ti costringe ad ascoltarlo dal primo all'ultimo brano. Non puoi skippare in avanti, quindi se devi dare dei messaggi, questi si spera che vengano percepiti fino in fondo. C'è una vena romantica allora in questo? Cerchiamo di dare delle emozioni, la musica serve soprattutto a questo. Chi siete voi? Chi è la Travel Agency? Un gruppo di amici, si sono conosciuti negli anni 80 all'ombra dell'istituto Minghetti per ragionieri e forse geometri, però noi eravamo tutti ragionieri. Dopodiché si è unito Paolo e qualche altro elemento che non faceva parte di quella scuola lì, ma da allora diciamo che il collante della nostra amicizia è la musica. Se sei tu quella giusta per me, lo scoprirò solo tra 20 anni, se saprò costruire insieme a te qualcosa che non so spiegare neanche a me. Amore, humor e fantasia. Il vinile quindi come viatico romantico per restituire la magia dell'ascolto. Ma romantico è stato anche vedere questa amicizia che dura da tanto tempo e che si rinnova puntualmente ogni lunedì quando si ritrovano a fare le prove. Le immagini che avete viste sono state registrate a casa di Luca, perché è lì che si ritrovano per provare, per elaborare nuovi testi, quindi per creare la musica che a loro piace. Ma c'è un altro aspetto, la controtendenza rispetto al consumo della musica mordi e fuggi che è tipica di oggi. Loro mettono al centro dei valori importanti, secondo me, che è l'ascoltare, il pensare, il riflettere, e anche per questo i proventi del loro lavoro vengono destinati a uno scopo benefico. Allora, noi abbiamo deciso appunto di dare
uno sguardo alla beneficenza, perché non ci bastava più il trovarci e suonare musica. E anche se lo stare assieme potrebbe già essere fonte di grande gioia, però abbiamo deciso di dare gli sforzi della nostra musica, delle nostre serate, alla Onlus Oscar per Tutti, che si occupa di pagare borse di studio a giovani ricercatori per la lotta sul cancro. Lascerà il sorriso di un bambino, averlo a te vicino. L'LP Linee, come tutti gli LP, è diviso in lato A e in lato B. Il lato A è chiamato Linee Continue ed è dedicato soprattutto all'amore, ai sentimenti, a valori forti nei quali loro credono. Il lato B invece è dedicato a temi più scottanti, pungenti anche, come politica, guerra, attualità. E ogni volta che qui hanno fatto il concerto in queste serate è stato sempre tutto esaurito. Si ascolta prima il lato A, poi il lato B, a metà, circa una ventina di minuti, arriva la pausa gastronomica, perché è giusto che ci sia la gioia dell'ascolto, ma anche la delizia del palato, vero? E che genere di musica fate? A me piace definirla pop fusion, nel senso che è musica pop a tutti gli effetti, però è contaminata da tutto quello che abbiamo ascoltato nei nostri ascolti privati. È chiaro che aveva influenze più rock, ha messo questo tipo di caratteristiche, chi aveva influenze più jazz ha cercato di contaminare anche i nostri brani con queste atmosfere. E il bello è forse che in un disco ogni brano è diverso l'uno dall'altro e quindi puoi trovare atmosfere particolarmente diverse. Diciamo che dei nostri obiettivi sono la musica e la solidarietà. La parte gastronomica è sicuramente un qualcosa che fa star bene tutti. Crea amicizia, crea unione tra le persone. C'è un messaggio forte che volete dare a questo disco? L'amicizia.